tutti, bentornati in questo nuovissimo video. Già la terza volta che lo registro, perché mi sono stati tilt di batteria, quindi ho dovuto mettere a caricare. Andiamo avanti. Oggi parleremo del libro riguardante le sopracciglia e vi faccio vedere nel libro le sopracciglia imperfette. Queste sono le sopracciglia imperfette. Allora, le sopracciglia sono: ho ritenuto opportuno rappresentare graficamente, qua parla del sotto ogni viso, che la gente a volte si prende le sopracciglia e se le strappa o se le fanno sbagliate. Come correggere le sopracciglia? Anzi, prima vi faccio vedere come si prendono le misure per fare le sopracciglia. Quindi con la penna vado qua, vedete? E questa è la prima parte, quindi il punto A. Poi c'è il punto B, che si fa così. E il punto C, che è così. Faccio vedere direttamente dal quaderno. Punto A, si parte sempre dal naso, che è questo, lassù, come vi ho fatto vedere, questo è la punta più alta, e il C, che è l'ultima. Allora, quando si fanno le sopracciglia, che io dovrei fare, che è un po' che non le faccio, vedete qui, un po' non ce n'ho, un po' sì. Allora, qua, vedete che ci sono un po' di peletti, posso fare così? Ok, mi prendo la pinzetta che vi faccio vedere. Comunque alla fine l'ho comprato. Piccaciglio. Adesso vi farò vedere dopo. Questo lo trovate ovunque, il sopracciglio, la pinzetta. Se no non volete usare la pinzetta, andate su Amazon, andate e prendete tipo il rasoio a mano che uso i parrucchieri per fare il sopracciglio. O c'è la ceretta, la famosa ceretta. Allora, la pinzetta quando si prende da così. Piatta. Deve avere questa forma qui. Non so se si vede. Ok. Così. Vedete meglio. Vedete? Angolato. Così, questa è della Kiko. Io ce l'avevo anche un'altra, ma non so dove è andata a finire. Deve essere a punta sottilissima. Non so se si vede. Praticamente deve essere piatta, ok? Poi quando prendete le sopracciglia non dovete andare dritto così, ma così. Au. Fa male lo stesso. Fa male lo stesso però. Io ovviamente, chi c'è un uomo in casa, una donna, un'amica, eccetera, o ve le fate fare o vi fate aiutare. Ovviamente ve lo vendo con questa confezione qui, la Kiko. Questo no, perché questo qua è mio.
Questo l'ho preso da un'altra parte. Così. Questo per pettinarli. Sono quello della Lush che ti danno. Quindi questo qua è leggermente più semplice, perché le sopracciglia ovviamente sapete come si fanno, però mi raccomando, dovete sempre guardare la figura principale di come fare la correzione giusta, cioè di come prendere bene, perché a volte la gente ce l'ha anche qua o tutto unico o tanto spesso o troppo sottile, un po', vedete? Io adesso ce l'ho alzata, vedete, qua sembra che fa punta, qua sembra che fa così, così, vedete? Quindi mi raccomando, si parte da qua, dal naso. Io ovviamente vedete che c'ho il naso storto, sì. Quindi da qua colora, se non ci avete, ma non dovete calcare troppo, ovviamente se torna di moda, però se non torna di moda no. Vedete, voi, io adesso ve le sto pettinando così con la penna, ma tanto è chiusa. Vedete, io dovrei aggiungere un po' qua, ta 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 ta. Qui lo so poco poco poco, vedete qua c'ho i peletti di troppo, di solito basta fare così e con la pinzetta ta 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 ta, poi tirate prima su e togliete i peletti, poi una volta che è finito, vedete, vi faccio vedere il passaggio e mettiamo. Scusate le luci, prima li tiro su, li pettino, tolgo i peletti, poi faccio così, op, 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 op. Fatto, questa parte qui, sali, 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 tolgo i pelacci. Così e li richiuso, poi con la matita faccio l'aggiunta. Bene, questa parte del sopracciglia è così, è conclusa, non c'è niente di sbagliato o di difficile. Mi raccomando, parte dal naso, si va verso su e si punta, poi parte di nuovo dal naso e si va così intermedio, quindi guardatevi sempre lo specchio, qua la punta è più alta, cioè la cosa che vedete è qui, dove di solito qua si fa la codina, ok? Qua, qua e qua. Tutto chiaro? Per essere chiara, chiara. Adesso vado avanti con il libro, così faccio, questo qua verrà corto, quindi andiamo avanti col libro, vi faccio vedere come si toccava una volta. Per questo video è tutto, iscrivetevi al canale, partecipate al giveaway nell'altro vecchio video, fate hashtag, iscrivetevi, mettete mi piace e hashtag partecipo al giveaway o partecipo nuovamente, uguale, però il giveaway è un po' più... Se facciamo prima, questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!